Tanto salutiamo e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, Marcello De Vito, presidente dell'Assemblea Capitolina, presidente dell'Assemblea del Comune di Roma. Ben trovato, presidente De Vito. Buonasera a lei, buonasera a tutti i romani. Allora, grazie. No, prego, presidente. L'amministrazione è stata assolutamente compatta e ha fatto vedere, insomma, cos'è un'amministrazione, una città governata dal Movimento 5 Stelle. Abbiamo chiesto al proponente di adeguare il progetto a quelle che erano le nostre volontà. Siamo stati duri e determinati sotto questo profilo, ottenendo veramente un grandissimo miglioramento del progetto, peraltro in una fase assolutamente avanzata, perché, come lei ha detto, questa delibera scellerata non era una delibera nostra, era una delibera che prevedeva 1 milione di metri cubi di cemento versati in quell'area. Con 3 torri siamo riusciti a migliorarla, comunque garantendo la mobilità necessaria per una struttura come lo stadio. Abbiamo tolto le 3 torri, abbiamo tolto il 60% della cubatura, peraltro il proponente realizzerà degli edifici assolutamente ecosostenibili, categoria A4 con certificato LEED Gold, quindi veramente è stato un risultato straordinario. Chiaramente stiamo leggendo le dichiarazioni di questi giorni, dove si vuole in tutti i modi contestare questo. Ecco, lei mi apre, ovviamente siamo partiti con lo stadio, poi fare una panoramica più ampia, però ovviamente lei fa riferimento soprattutto a quello che ha detto Ignazio Marino nel programma Faccia a Faccia sulla 7. Marino dice: la Raggi ha cancellato tutte le opere di interesse pubblico da noi ottenute, più di 250 milioni di euro per trasporti, un parco grande come Villa Borghese, ha fatto un favore ai costruttori. Può rispondere a questa accusa molto grave? È abbastanza facile rispondere. Io mi chiedo come si possa fare un favore ai costruttori se siamo andati a ridurre la cubatura che dovranno realizzare in quell'area da 1 milione di metri cubi a circa 400.000 metri cubi. Ma verranno sacrificate le opere pubbliche? Non verranno sacrificate le opere pubbliche, si farà comunque il raddoppio della via del mare, peraltro dal raccordo anulare allungandola fino al nodo Marconi. Il ponte ciclopedonale verrà comunque realizzato e il ponte dei congressi superirà comunque al ponte che non verrà realizzato di raccordo con la Roma Fiumicino. Quindi, peraltro, le opere pubbliche cui faceva riferimento l'ex sindaco Marino, del valore di 250 milioni, sono state anche nettamente sovrastimate, con la conseguenza che è stata concessa in compensazione, diciamo così, o come corrispettivo, una cubatura ben maggiore a quella che doveva essere concessa. Quindi veramente siamo riusciti a metter mano a questa che era una delibera scellerata, facendo vedere che lo stadio si poteva, come si può realizzare, anche realizzando una cubatura in compensazione nettamente inferiore. È stato veramente un grande successo, una modifica di una delibera, appunto, che ci siamo trovati, che non condividevamo. Infatti il 22 dicembre 2014, sulla base di queste motivazioni, votammo compattamente contrari, così come siamo stati compatti e determinati in questa trattativa, in cui eravamo anche disposti veramente ad arrivare a una soluzione di estreme, diciamo. Comunque eravamo fermi anche c'è stato un momento, no presidente, c'è stato un momento in cui sembrava le vostre posizioni e quelle della società sembravano inconciliabili. Sono stati due giorni, la compattezza del movimento, quindi siamo stati risoluti e determinati e compatti su questo punto, nel senso che sì, va benissimo lo stadio della Roma, però secondo quella che è la nostra visione di città, e siamo molto contenti di essere riusciti a imporla, e anche comunque contenti del fatto che la società si sia dichiarata soddisfatta di questa soluzione. Presidente, ci regala un aneddoto. Chi ha chiamato per primo? Chi ha sbloccato la situazione in quei due giorni in cui voi eravate, diciamo, con le spalle rivolte l'uno contro l'altro, insomma, prendevate due direzioni? Chi è che ha fatto la prima mossa, come quando si fa pace tra fidanzati, presidente?
No, ma diciamo c'è stato questo tavolo tecnico tra l'amministrazione, i soggetti incaricati dall'amministrazione, la stessa sindaca e la società. Chiaramente tutti i consiglieri erano interessati a alla vicenda e avevamo definito questa linea, quindi O accettavano derivava quella questa. linea oppure non si faceva nulla. Questa era, siete andati così al vertice, diciamo. Assolutamente sì, È con stato ben veloce? contenti. È stata veloce la cosa? Cioè, hanno subito accettato quelli della società della Roma? Beh, diciamo ci sono state alcune giornate, insomma, di confronto, ci sono state alcune giornate di confronto, poi conclusesi venerdì e quindi sulla base di questo accordo, che chiaramente ora diciamo possiamo dire che il Comune di Roma ha fatto il suo, ora ci auguriamo che la Regione Lazio, insomma, Che deve si fare la comporti Regione Lazio? responsabilmente. Che Beh, deve diciamo fare? che c'è una conferenza dei servizi, la cui data conclusiva è prevista per il 3 marzo, è probabile, che il proponente richieda, una proroga di questa conferenza dei servizi. Noi ci auguriamo, avendo fatto il nostro, che la Regione, insomma, non ostacoli, diciamo per mere ragioni di carattere politico, non ostacoli l'iter di questo stadio. Diversamente, Se non lo facesse, che Zingaretti e succede? Zingaretti e il Partito Democratico si assumeranno la responsabilità, di questa scelta e quindi di non dar corso Ok. questo, a 3 marzo ci questo siamo, eh? progetto. 3 marzo ci Tre siamo, quindi marzo ci siamo, però debbono decidere. chiaramente il proponente può richiedere una proroga, Una proroga. dei termini della conferenza dei Certo, servizi. Noi ci certo. auguriamo che su questo non si giochi una battaglia politica. Per mesi abbiamo ascoltato Zingaretti che diceva attendiamo atti concreti da parte dell'amministrazione, e l'amministrazione e il proponente sono arrivati a definire un accordo con reciproca soddisfazione. Noi ci auguriamo che la Regione Certo. sancisca tutto ciò, diversamente si farà carico delle sue responsabilità. Certo. La società è contenta, ovviamente, i tifosi anche. Parnasi è soddisfatto, gli va bene come cubatura, Presidente. Io questo non so, Va bene, lo dovreste chiederlo chiediamo a a lui. Parnasi. Noi badiamo all'interesse pubblico, No, no, certo. e l'interesse pubblico era Ma rivedere quella è delibera e chiaro. non colare un milione di cemento su un Certo. milione di metri cubi di cemento su quest'area e 3 torri. Di questo ci dichiariamo veramente soddisfatti. Quindi, per quel che ci riguarda, la soddisfazione Ok, c'è. quindi Abbiamo sentito sì. anche le Ecco, dichiarazioni di Lotito. ma all'Udito Gli che potrei rispondete, rispondere, Presidente? Vedo me lo l'Udito. consenta, in maniera fassiniana o fassinesca, se ci presenterà un progetto, ci presenti un progetto Eh e sì, faremo le nostre no, valutazioni. Quindi al infatti, momento un sì. progetto non è stato presentato, questo lo avevamo ricevuto e l'abbiamo rivisto in maniera che ci soddisfa moltissimo. No, infatti devo dire che la richiesta di Lotito era un po' particolare, nel senso che lui richiedeva proprio lo stadio a voi, da quello che ho capito. Non ha detto adesso bisogna fare lo stadio alla Lazio. Sì, la legge sugli stadi appunto prevede che il proponente presenti un Ok. progetto, noi lo attendiamo, quando Ok. arriverà lo Vabbè, questo è valuteremo con importante. lo Questo. stesso interesse e con la stessa considerazione, come è giusto Bene. che sia. Bene, questo è importante, Lotito, ma penso che lo sappia ovviamente, però doveva rispondere, ovviamente doveva gestire questa situazione, chiaro, no? Anche a livello di comunicazione. Presidente Vito, usciamo dallo stadio e parliamo di Roma, perché altrimenti poi i romani dicono pure, qua sembra che l'unico problema è lo stadio, no? E Sì, voi appunto. ovviamente volete dare una risposta anche a tutti gli altri problemi che ha la città. Allora, partiamo dall'origine, Presidente. La possiamo definire una falsa partenza, quella della giunta Raggi? O come la definirebbe lei? Qualcosa da mettere in conto perché comunque è la complessità Io della situazione. non direi una falsa partenza. Chiaramente abbiamo ereditato una città con dei problemi, delle complessità rilevanti, con un debito di bilancio enorme, con 13 miliardi di debito, con delle società partecipate, che non sono state ben gestite dalla politica. Anzi, ci fa anche piacere aver letto la dichiarazione di oggi del ministro Padoan, pare che se ne sia accorto dopo 20 anni che il PD le ha malgovernate, con una gestione non efficiente, non economica del patrimonio immobiliare. Chiaramente abbiamo ereditato questo, quindi abbiamo dovuto mettere mano, stiamo mettendo mano piano piano un po' a tutti i dossier,
efficientando la gestione delle società partecipate. Abbiamo approvato un bilancio per la prima volta in 10 anni entro il primo mese dell'anno in corso, e questo ci ha consentito e ci consentirà di fare una corretta, sana, razionale e programmata previsione della spesa. È chiaro che non si può risolvere la situazione di ATAC in 6 mesi, non si può risolvere la situazione che ha 1,6 miliardi di esposizione finanziaria, idem di AMA, e così via, tutti gli altri problemi del comune di Roma, però insomma ci stiamo mettendo mano. Le partecipate è il grosso del lavoro, da quello che capisco dalle sue parole, Presidente. Sicuramente è uno dei settori nevralgici, come può essere quello del patrimonio immobiliare. Del resto è uno dei rilievi che l'OREF aveva fatto. No, è chiaro, ma ci riuscite a entrare bene, Presidente, nelle partecipate? Mi spiego. Anche voi che ovviamente comandate, no, tra virgolette, però come dire, è semplice entrare nelle partecipate, riorganizzarle, rimettere a posto, o ci sono, come dire, degli ostacoli che non prevedevate? Non è facile mettere mano a anni di mala politica, di gestione di privilegi e via discorrendo, però è un lavoro che stiamo portando avanti seriamente con i nostri assessori, con l'assessore Mazzillo, con l'assessore Colombanna, con l'assessore Meleo, con l'assessore Montanari, che insomma è entrato da poco e sta lavorando molto bene. Ripeto, è un se ATAC ha 1,6 miliardi di esposizione finanziaria, AMA ha 800 milioni. Non è un lavoro che darà risultati dall'oggi al domani. Sicuramente ci vogliono degli anni, ma alla fine i risultati in termini di miglioramento dei servizi ai cittadini, io sono convinto che si stia già vedendo, arriveranno. Probabilmente alla politica dà fastidio proprio questo, perché per 20 anni queste società sono state gestite così, come bacino di voti, come feudo elettorale, come regno di privilegi, nomine, cariche e poltrone, e probabilmente una forza politica che entra prepotentemente e va a sovvertire questo sistema di gestione dà fastidio. Fatto sta che anche oggi il ministro Padoan se ne accorge, dopo 20 anni, che queste società sono state mal governate dal PD. Siamo con Marcello De Vito, presidente dell'Assemblea Capitolina del Comune di Roma, uno degli esponenti più importanti a livello romano ma anche nazionale del Movimento 5 Stelle. Ancora pochi minuti, poi lo lasciamo al suo lavoro. Un'altra domanda. Sì, lei, consigliere De Vito, ci sta dicendo che effettivamente i cittadini se ne accorgeranno di questo lavoro che viene fatto e che verrà fatto, però poi ci sono delle emergenze e su cui insomma effettivamente il Comune sembra in una paralisi. Ho letto che un ciclista è stato ricoverato in ospedale perché in pieno centro è finito con la bicicletta dentro una voragine che era stata coperta con un lastro d'acciaio perché non ci sono i soldi per riparare le buche. È così? Non si può intervenire per rimediare neanche nelle emergenze in questo momento, o è un caso sporadico? Guardi, purtroppo questo è vero, nel senso che sui bilanci degli anni precedenti per la manutenzione stradale c'erano circa 20-25 milioni, quando per fare una manutenzione straordinaria di tutte le strade del Comune di Roma servirebbero 250 milioni di euro. Però sul bilancio di quest'anno, facendo risparmi, tagliando gli sprechi, che è una cosa che stiamo avviando un po' in tutti i settori, siamo riusciti a mettere 10 milioni di euro in più. È chiaro che purtroppo l'emergenza non aiuta questo, perché quando si è in una situazione di emergenza bisogna fare gli affidamenti di corsa, bisogna fare gli affidamenti d'urgenza, e su questo, come l'esperienza della precedente consigliatura ci ha insegnato, Mafia Capitale ci ha campato. Noi stiamo cercando di evitare proprio questo, quindi di non fare affidamenti diretti, di non fare affidamenti d'urgenza, però anche questo, come le dicevo prima, presuppone del tempo, perché per fare una gara e per farla bene servono almeno 6-7 mesi. Quindi abbiamo messo questi soldi in più, chiaramente serve il tempo per fare le gare, quindi per utilizzare bene i soldi e per non avviare quei meccanismi su cui il malgoverno di questa città ha campato per anni. Cioè lei dice non è solo il problema di trovare le risorse, e bisogna fare attenzione quando le si impiega, perché potrebbero finire in qualche... Dobbiamo trovare le risorse ed attuare le corrette procedure amministrative, quindi il codice degli appalti, come è giusto che sia, però anche fare una gara
comporta, proprio in base a quella che è la nostra normativa vigente, dei tempi minimi necessari non violabili, ecco, diciamo così. Le buche potrebbero essere, come dire, il simbolo più visibile della rinascita di Roma targata Movimento 5 Stelle. Ne siete consapevoli, sì, immagino, una migliore, no? Manutenzione stradale del nostro patrimonio, migliorare la mobilità e il sistema di raccolta dei rifiuti sono dei temi fondamentali che rappresenterebbero già un importante passo avanti. Siamo chiaramente consci di questo, certo. I nostri assessori stanno lavorando in tal senso. Secondo lei, lei che a Roma ci vive ed è romano, ma secondo lei quando sarà percepibile proprio a occhio nudo un inizio di cambiamento, secondo lei? Ma io penso senza che fare previsioni, ci voglia, proprio secche. Ci voglia almeno una metà della consigliatura, una metà della consigliatura, quindi 2 anni e mezzo per vedere un apprezzabile risultato e per vedere che le cose stanno cambiando. Non è facile modificare le abitudini gli usi, una modalità di gestione dell'amministrazione così consolidata negli anni. Non è facile far ripartire una macchina complessa come il Comune di Roma, che è una macchina con 23.000 dipendenti, senza contare circa 30.000 delle partecipate. È un lavoro che abbiamo avviato. In questo momento la squadra è una squadra che funziona, per cui insomma i risultati si vedranno. Meglio rispetto a prima, diciamo, Presidente. Questo sicuramente sì. Sicuramente meglio la squadra una adesso. Macchina non è mai facile. No, no, però, vabbè, insomma, certo. Ora direi che il lavoro... Li sentite vicini i dipendenti? Hanno capito che si deve, diciamo, cambiare registro? Molto, molto. Questo fa molto piacere, perché spesso ci incoraggiano, ci dicono di non mollare, che sono dalla nostra parte, che vedono e apprezzano il lavoro che stiamo portando avanti di efficientamento della macchina del Comune di Roma, questo sforzo per riportare la legalità nelle procedure amministrative, quindi sì, li sentiamo personalmente almeno molto vicini e, bene, ripeto, ci incoraggiano tantissimo. Noi saremo qui a raccontare e ovviamente a vigilare su quello che verrà fatto per Roma. Intanto la ringraziamo per questa panoramica, grazie a Marcello De Vito, grazie al Presidente dell'Assemblea di Roma Capitale e buon lavoro, la lascio al suo lavoro, perché insomma bisogna ovviamente cominciare per queste scadenze che è molto importanti. Grazie De Vito, grazie Presidente. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera anche a lei, buonasera anche a lei e grazie per averci concesso questa intervista.